Ragazzi, siamo arrivati in Sri Lanka! Buongiorno ragazzi, oggi sveglia all'alba, siamo già arrivati alla stazione di Negombo perché si va a Colombo. Oggi dobbiamo fare un po' di cose, ecco un'Angela che ancora non si è svegliata. Esatto, sono rimasta affascinata dal fatto che ci fosse un acquario alla stazione. No, vabbè, due acquari enormi con un po' di pesciolini. Sono grossi questi pesciotti, neri. Sono belli grossi e poi, guardate ragazzi, questi sono i treni dello Sri Lanka, diversi anche questi da quelli dell'India. Abbiamo fatto una scoperta molto interessante, tra l'altro un errore che abbiamo fatto nel video precedente, dire che Colombo è la capitale dello Sri Lanka. E invece no, è la città più grande dove ci sono molti uffici amministrativi, ma la capitale ha un nome lunghissimo, Kotte, che viene abbreviato in Kotte. Lo scriviamo magari qui sotto il nome infinito della capitale dello Sri Lanka. Ecco, questo uno non se l'aspetta perché tutto va su Colombo, cioè gli aeroporti, uno pensa a Colombo, invece no. È una città tra l'altro più piccola la capitale rispetto a Colombo. Che è nel distretto di Colombo, sì, sono gli uffici amministrativi. Scelta amministrativa. Sì. Intanto alle 7 il calore è già assurdo e si dovrebbe anche vedere, si pezza tantissimo per l'umidità. Tra l'altro ieri notte ha fatto un po' di scrosci? Di pioggia. Ne è sceso tantissimo, quindi è ancora più umido di prima. Ci siamo presi due muffin stamattina per colazione. Senza tè, senza caffè un po'. Buono. Sta arrivando il treno. Ci sono un po' di persone lì sui binari. Non capisco cosa faccia. Ah, bello pieno. Abbiamo trovato posto. Seduti. Tranquillità, silenzio, precisione. Siamo quasi arrivati, c'è un'Angela qui che si è fatta 2 ore di sonno, 1 ora e mezza. Sì, una dormita me la pesante proprio. E ci stava, ragazzi, questo è il biglietto, è una specie di cartoncino viola, costa 100 rupie, sono 20 centesimi, per 1 ora e mezza di viaggio. E anche qui, ecco, anche qui i mezzi pubblici costano proprio poco. Questa è Colombo. No, non lui, lui è Corvo. Arrivati. Very good. Ci sono tantissimi autobus, quindi mi ha fatto veramente in fretta a prendere quello giusto, grazie a Google che alla fine dà sempre una mano. Tra l'altro è tranquillissima, stavamo notando, comunque adesso è una città piuttosto grande, c'è pochissimo traffico, non ci sono clacson. No, pochissimo, dai. Per quel poco che abbiamo visto fino a Milano, ora. Milano alle 9 di mattina, sì, è tranquillo. Adesso invece andiamo un po' a esplorare la città, Colombo. Iniziamo da questa zona dove ci sono tutti questi palazzi giganteschi. Hai sentito un clacson? Sì.
Come è possibile? Io ho detto, ma normale, invece no, non è normale. Perché ha suonato? Non lo so, vabbè. Comunque, qui c'è, guardate, primo super contrasto, perché c'è una chiesa davanti a dei grattacieli, alcuni anche in costruzione. Guardate qua, questa è la chiesa della diocesi di Colombo. Chiesa qui. E dietro ci sono tutti i palazzoni in costruzione. Tra i grattacieli compare questa riproduzione di questa barca tradizionale dello Sri Lanka. Vedete, c'è anche questo simpatico pescatore che cerca di guardare oltre. Siamo nel pieno centro di Colombo. Qui, ragazzi, di fronte abbiamo questo bellissimo laghetto che si chiama Gangaramaya. Sì, Gangaramaya Park, è il parchetto qua in mezzo, quell'isoletta praticamente lì in mezzo al lago. Guardate che bello. Circondata, vedete, tutti questi grattacieli. Ecco, ci ha ricordato un pochino Bangkok, sì, in miniatura magari. Sul lago c'è anche questo bellissimo tempio buddista, adesso andiamo a visitarlo. Praticamente si paga un ingresso che vale sia per questo tempio che per il tempio principale, che è poco più avanti, e si pagano 400 rupie, che sono un euro circa. Andiamo a dare un'occhiata a cosa c'è dentro. Guarda che bella questa pagoda, tutta in legno, e qua c'è l'acqua del laghetto, bella verdognola, quel verde... bello, bello forte, sì. Che ci piace. Ci piace proprio. Comunque la cosa più bella è questo contrasto assurdo tra il tempio e i grattacieli, vedete, sacro, profano, moderno e antico, tutto insieme in così poco spazio. E rendi il tutto veramente poetico, Angela. Questo tempietto piccolo fa parte in realtà di un complesso più grande che si trova più a nord e che dopo andremo a visitare. Ha un tetto con le tegole blu e la parte bassa invece costruita in legno intagliato. È stato progettato nel XIX secolo, appunto costruito su questa piattaforma in mezzo al lago, ma piano piano andò a sprofondare sempre di più nell'acqua. Quindi venne chiamato questo architetto che nel 1976 fece il progetto che vediamo noi oggi. Il progetto è stato finanziato da una famiglia musulmana in onore del figlio. Tutto attorno ci sono queste statue del Buddha dorato, soprattutto nella parte bassa sono tutte dorate, è l'immagine del Buddha in varie posizioni. Ai lati poi c'è un tempio dedicato a Brahma, Shiva e Vishnu, quindi la triade induista, e invece qui dietro c'è un bellissimo albero che praticamente è stato fatto nascere dall'albero originale sotto il quale il Buddha si sedette per ottenere l'illuminazione. A due passi dal tempio che si trova sul laghetto siamo venuti a questo che è il tempio principale. Questa è una delle facciate e adesso accediamo di qua. Ecco, intanto Angela si è preparata per accedere al tempio con il gonnellone. Bello, rosa, carino. È pesantissimo. All'ingresso ci sono un po' di elefanti, un bel cagnolino. Questa è la sala principale. Sono un sacco di zanne, sono un po' fissati per l'avorio qua, mi sembra. Questo elefante è addirittura grandezza naturale. Siamo all'interno del Gangaramaya Temple, che è uno dei templi più importanti di Colombo. È stato costruito nel XIX secolo e la particolarità è che al suo interno ci sono degli stili provenienti da diversi paesi, non solo lo Sri Lanka, ma anche l'India, la Thailandia e la Cina. Quindi c'è questo bel mix architettonico. Non è solo un tempio, ma è anche un centro culturale, una scuola, un orfanotrofio e un centro per gli anziani. C'è anche un museo, una libreria, quindi è un complesso al suo interno che è molto importante per la città stessa. A
abbiamo visto un sacco di elefanti dentro il tempio. Anche qui fuori c'è una statua dedicata proprio all'elefante, perché l'elefante sia per i buddisti che per gli induisti è un simbolo di una mente pura e incorruttibile, ma nella cultura popolare l'elefante è anche un portafortuna. Colombo è la città più grande di tutto lo Sri Lanka, conta 650.000 abitanti e se si considera tutta l'area urbana si arriva a 2 milioni di abitanti. È sempre stata al centro delle rotte commerciali per il commercio soprattutto delle spezie e quindi è stata occupata nella storia da arabi, portoghesi, olandesi e anche gli inglesi, che hanno lasciato lo Sri Lanka nel 1948 quando questa è diventata una repubblica indipendente. Il nome non ha niente a che vedere né col tenente Colombo né con Cristoforo Colombo, ma arriva dalla parola Kola Abantota, che è una parola singalese che significa porto tra frondosi alberi di mango. Tutti questi templi e adesso non ci vedo più della fame. Volevo dire questa battuta, me l'ha fatta fare Paolo, ragazzi, non è frutto della mia mente. Volevo dire, comunque ci è venuta fame davvero. Vabbè, è la verità, no? È la verità, però l'inizio così, insomma. Senti, andiamo a mangiare, dai, lasciamo perdere. Però anche qua, come in India, i ristoranti si chiamano hotel. Specializzato in cibo dello Sri Lanka, cibo di cibo tradizionale. Very good. Vediamo cosa si mangia oggi. Hello. Hi, hello, sir. Hello. How are you? Very good. Eccolo il menù, bello vario. Andiamo a dare un'occhiata. Questi sono i posti che piacciono a noi. Ah. Allora, questo è il tipico rice and curry. Io l'ho preso con un pezzetto di pesce e invece anche la senza. E questi qua sono tutti i bei vegetali che abbiamo sul tavolo. Sì, tutti sempre carucci. Carucci perché c'è sempre il cocco dentro. Belli coccosi. Questo però è interessante. Io vorrei capire che cos'è questo. Adesso la cavia sarà Angela. Ah, così proprio? Vai Angela. Assaggiami questa roba qua. No, ma cos'è? Sembra carne quasi, vediamo. Ma sai cosa sembra? Sembra un carciofo. Sembra un carciofo, ma forse mi sa che non è un carciofo. È un frutto, no? Non è un carciofo. Cos'è? Ha la consistenza però identica al carciofo. No, adesso devo chiedere al signore. Non saprei proprio, cioè non credo di averlo mai mangiato. Ok, però è buono. Chiedere. Però è buono. No, 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 this, what is this? Name? Polus. Ah? Polus. Polus? What is Polus? I don't know. È un Polus, ragazzi, è un Polus. Ok, è il baby jackfruit. Eccolo qua. Come quello che abbiamo mangiato al mercato, però piccolino. Il rice and curry è praticamente l'equivalente del thali indiano, cioè il piatto unico con il riso e tante verdure. Costa pochissimo, perché il mio costa 60 centesimi, 80 centesimi quello di Paolo col pesce. Ed è anche limitato, perché ci hanno già riportato tutte le verdure. Sì. Tra l'altro, good, good, no good, questa qua è un po' amara, e questo invece è very good, è il jackfruit. Questa è la vera scoperta, secondo me. Il jackfruit cotto, molto buono. La consistenza è un po' quella della carne, sembra vederlo. È buono, proprio buono. Un sapore diverso da quello a cui siamo abituati. Di fronte alla stazione dei treni, a quel mega carciofo che svetta sulla città, c'è questo che è il più grande mercato dello Sri Lanka. Si chiama Petta Market, con l'H finale. E adesso andiamo a farci un giro, siamo molto 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 curiosi di vedere che cosa ha da offrire. Nuovo paese, quindi nuovo mercato del falso. E pensate, questa zona è proprio famosa per queste marche non proprio originalissime, diciamo. Siamo adesso in questo negozietto, allora, che vende borse e zaini. Alcune sono fatte bene, alcune sono fatte un po' così. Per esempio, questa è un po' fatta male, questa è fatta male. Poi ce ne sono altre invece fatte molto meglio, tipo Dell, Chanel, ok, Tommy. Poi abbiamo Columbia, fatta abbastanza bene. Burberry, non saprei. Comunque cominciamo così. Il primo negozietto che troviamo già ne ha un botto. Sì, adesso ci addentriamo un po' e vediamo di capire cosa si può trovare in questo mercato, un po' di tutto. Ma già siamo passati alle scarpe, ad esempio, vedi? Sono le Nike. Hey, sorry!
This is original? No original. Ok. This original? Vietnam. Vietnam, ok. And how much this, for example? This price 9,500. Yes. So it's 30 euro. 30 euro. Okay, 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 okay. Thank you. Sezione scarpe, anche questa bella fornita. Hello. This is original Nike? Nike. Mm. Yeah, Nike. This is original? No. Copy? Sri Lanka. Sri Lanka. Ah. And how much this? 3,500. Sorry? 3,500. 3,500. Ah, 10 euro, 10 euro, ragazzi. This is a good quality? This quality not so good. Because they shop now. No. They shop. That shop is more quality. Yeah, good quality. Ah, okay. Okay. Thank you. Thank you. Onestà, onestà inaspettata, devo dire la verità. Cioè, ho detto che di qua la qualità è un po' così, di là è un po' meglio. That's original number one. All original? Original. Ah, not copy? Copy, no. No. It's original. Do you have copy also? Copy, this one, this model, all original. All original. This one, model copy. This no. And the... This no, no original. This no is copy. Copy, Rolex. Copy, Rolex. This Rolex copy. This ah, Rolex original. Copy. Ah, okay. Casio, original, Rolex, copy. Copy, copy. Okay, okay. And how much is a copy? Good copy or Rolex? Stiamo guardando pure Rolex, ragazzi. So, camera off. Hello. Camera off? Ok. Abbiamo dovuto spegnere la camera, comunque all'interno avevo un sacco di orologi. Ci sono i Casio che dice essere originali e costavano sui 15 euro. E invece le copie dei Rolex costavano sui 40-50 euro circa. A salire. A salire, sì, a seconda di come era fatta la copia. Di questi più o meno i prezzi. Ci sono anche i negozi Bata. Bata credo sia la catena più diffusa sia qui in Sri Lanka che in India. Sono praticamente dappertutto. Tra l'altro pensavo fosse una catena indiana, italiana, invece no. E invece è no. Svizzera. Ah, è Svizzera. Svizzera. L'avresti quindi... mai detto? No. No. Come la... c'è anche quell'altra. Quella enorme. Quale? Nestlé. Nestlé. Io pensavo fosse italiana. Kinder Ferrero, vedevi il bambino, tutto molto italiano. Invece no. Invece no. Vabbè, comunque... La famiglia del Mulino Bianco. Mulino Bianco è italiano invece. Ecco. Che vero? C'entra ora? Non è che stiamo parlando di questo. Comunque questa zona, oltre ad essere un mercato come lo intendiamo proprio noi, è anche una zona proprio commerciale, ci sono tantissimi negozi di ogni tipo. Ma guarda là in fondo quell'edificio con lo sbuffo, guarda sì, che bello. Andiamo a vedere. Guardate questo incrocio, ragazzi, con tutte queste insegne colorate, questo traffico. Se non fosse per la musica, direi quasi quasi sembra un po' Giappone. È vero, musica e tuk-tuk direi. Ecco. Due cose che le contraddistinguono. Poi i tuk-tuk passano proprio in mezzo al mercato, tutto il traffico, quindi c'è questo bel caos. Tra l'altro trasportano tutti i merci, quindi ne usano, tipo compri qualcosa, chiami il tuk-tuk e butti tutto sul tuk-tuk. E via! E via, verso casa. Questo quartiere praticamente è una rete organizzata con strade verticali e orizzontali e ogni via ha la sua specialità. Quella che abbiamo appena passato era specializzata in elettronica, quindi si trovava tutto quello che serve per cellulari, ma anche lampadine, prese elettriche, insomma un po' di tutto. Dal Giappone sembra quasi di essere passati invece alla Turchia, qua ci sono le stoffe, i vestiti e qua si vendono magliette e vestiti. Straight? Right side. Ok, thank you. Il caldo è allucinante. Vedete lì in fondo un esemplare di Angela con una bottiglia fredda in mano. Fino a pochi secondi fa se la stava passando sul collo e sulla testa. Un momento un po' di sofferenza. Adesso andiamo magari a sederci un attimo perché... Qua c'è un po' un ingorgo tra chi trasporta con i carretti
e le macchine che stanno intoppando un po' tutto il traffico in questa zona. Ragazzi, non so se ho un'impressione perché c'è meno gente, ma mi sembra che qui i tuk-tuk siano ancora di più. Cioè, in proporzione rispetto alla quantità di persone ci sono una valanga di tuk-tuk. Ma infinita. Cioè, guarda, solo qua, parcheggiati, fermi. Sono belli, Sono bellini. Però sono belli. Ma quanti sono? Ma secondo me sono più dell'India, cioè, in proporzione alla quantità di persone, no? Cioè, faccio un'indagine veloce, vediamo che marche c'è. Ah, intanto c'è il signore che ci ferma. Italy! Rome! Yes, capital city. Country. Good country, thank you. This country is wonderful land. Sri Lanka, wonderful. I drink the pink coconut. Yeah. Wonderful, wonderful Sri Lanka. Best Sri Lanka. Best Sri Lanka. Very good. Good round in Sri Lanka. Very good. Nice. Good up countries. New Delhi, Hatton. That's where you go. India. No. Up country. North. Tamil. Mountain. Very good. Sigiriya. 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 Okay. Thank you. All king of the land, Sigiriya. Sigiriya. Very good. Very nice. Thank you. Bye. Good time. Next time to meet, Okay. Thank you. Bye. This Piaggio is Italian. Yeah, okay. But judge Indian. Yes. Piaggio Italian. Piaggio Italian. Yes. You have very good. Very good. Vehicle. Working good. Yes, working very good. Very good. Yes. Okay. Gli altri tu metti su tutti Bajaj. Bajaj Indian. Yes, Indian. Good. Gli mega Indian da mai. So and so. Same. Better. This is better. Ah, really? Yeah. Okay, good. Too much heavy parcel. Uh-huh. This is okay. Ah, this is bigger also. Yeah. Okay. Thank you very much. Nella via principale che passa accanto al mercato c'è questo edificio che è una bellissima moschea tutta a righe rosse e bianche. È una delle moschee più antiche di Colombo del 1908 e la particolarità è che c'è un mix di stili anche qui. Quindi l'architettura... Facciamo passare? Signore! L'architettura indo-musulmana mixata a quella gotica e a quella neoclassica, quindi un bel mix in questo edificio molto molto strano. Thank you. Praticamente si dice che in passato, prima che venissero costruiti tutti gli altri edifici, questa moschea e soprattutto la torre dell'orologio venissero usate dai marinai per capire che erano appunto arrivati a Colombo. Quindi era un po' il simbolo di tutta la città. Mazza che caldo, Dopo un paio d'ore in giro, dopo aver perso qualche litro di sudore. Che schifo questa cosa! Ma è caldo assurdo! Ci siamo resi conto che non c'è tantissimo in questo mercato, nel senso sì, c'è tanto, ma è tutto molto... Ci sono molti negozi che vendono l'ingrosso e quindi anche le marche, le copie, così, non si trovano... Abbassi la voce, le copie, magari sente la polizia, passa... Dai, no, la finanza, guardia di finanza, che gli frega qua? No, non c'è tantissimo, probabilmente perché... Essendo Colombo questo mercato è il centro, no, di smistamento verso tutto il resto dell'isola, qui ci sono soprattutto i negozi che vendono all'ingrosso anche questi prodotti. Sì, quindi anche le marche finte. Ci aspettavamo di trovare molti più banchetti, molto più casino, invece sono proprio negozi, tutta questa zona qua. È un quartiere praticamente. È un quartiere, saranno sì. 5 km per 5 km, niente di che, così, un po'... A spanne. Siamo stanchi morti, quindi si torna in fondo alla strada, andiamo a prendere il treno, torniamo a Negombo e niente. Missione, non dico fallita, ma non riuscita del tutto. Abbiamo trovato le borse, mercato del falso, gli orologi, ma non e troppo. Le scarpe. Sì. Queste tre cose. Le abbiamo, mancano i vestiti bene, non li abbiamo trovati. Questa sta diventando una rubrica, quella dei mercati, molto interessante, ci piace andare a investigare, vedere queste cose. Sì, perché mentre cerchi i falsi comunque vedi anche altre cose, parli con la gente, il mercato. Oggi abbiamo fatto degli incontri assurdi, quel signore che era sdraiato sul motorino. Il signore era dell'ente del turismo, dello Sri Lanka. Promuoveva il paese. Wonderful. Siamo tornati alla stazione a prendere i biglietti. La cosa particolare
è che la biglietteria è divisa in base a tu dove vai. Nel senso, se vai a Matara prendi il biglietto lì, se vai a Negombo lo compri lì, se vai a Rambucanna là in fondo. Insomma, ogni biglietteria è per una destinazione diversa, cioè ci si divide già in origine praticamente. Biglietti comprati, nuovi cartoncini viola, altre 100 rupie? 100, 100. A che ora è? Tra un'ora, tra un'ora esatta. 15.45, tra un'oretta. Tornati ragazzi, prima siamo passati da una signora a prendere due cosine. Allora, siamo andati un po' a scatola chiusa. Ci ha detto che aveva soltanto questo pittu. 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 Ha detto vabbè, pittu. Boh, abbiamo tocchinato un po', sembrava riso. E abbiamo detto vabbè dai, scatola chiusa, prendiamolo e vediamo che cos'è questo pittu. Vabbè, abbiamo preso questi che invece sono più classici, diciamo un egg roll. C'è un chapati praticamente fritto con dentro l'uovo. Roba sana. Sì, questo invece che ha dentro le verdure. Il pittu. Pittu, pittu, pittu. La diceva in un modo bellissimo, ragazzi. Pittu. Ci ha convinto su pittu. Pittu, pittu, pittu. Ah, riso col bello. Cocco. Guardate quanto cocco. E ci ha dato anche questa bustina. Che non si sa cosa sia. Sembra latte. Un liquido bianco. Ma è latte, tipo latte di cocco da aggiungere al pittu. Com'è? Ah, innanzitutto non è dolce, ma è salato. È strano. Riso e cocco. Un gatto. È passato un gatto. È passato un gatto che forse vuole il pittu. Non so se glielo daremo. Ma questo cosa sembra buono. Come si mangia il latte qua? Io boh, butto sopra, non so. Butto sopra? Proviamo. Niente ragazzi, noi siamo cotti, un po' come un pittu. Pittu cotto. Pittu cotto. Cotto. Cotto, cotto è un altro piatto che non abbiamo ancora assaggiato. Calma, li scopriremo tutti quanti. Se su questo proprio non c'è dubbio. Pittu cotto. Penso che nessuno si sia preoccupato del fatto che non dovremo vedere il cibo perché si sa che se magna. Dicevo, siamo cotti, quindi ragazzi adesso mangiamo il pittu e poi andiamo. Addios. Anche la sta innaffiando con il latte di cocco, anche questo salaticcio. Pittu col cocco. Pittu con cocco e dovremo mangiare con la mano. Perché non abbiamo le posate. Quindi adesso ci avviciniamo al piatto. C'è ancora un po' di riso di un po' di latte, se vuoi. Molto buono. Mangi male. Questi mesi in India non ci hanno insegnato proprio niente. Good. Good. Very good. Buono, sembra una polenta con latte. Vero! Alla singalese. Buon appetito ragazzi. Buon appetito. Momento realtà, questa è la situazione, so che vi piace. So che vi piace vedere il disagio. Quel lato lì censura. E vabbè ragazzi, noi siamo contenti di questo primo impatto con questo paese. Già cominciamo a sentire un'atmosfera diversa che si respira nell'aria. Bello, bello, bello. Secondo me ci piacerà, secondo me ci piacerà. C'è un sacco di roba da vedere, sì. E belle avventure in arrivo, sì. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciateci un like. Vi aspettiamo nei commenti e iscrivetevi al canale. Ecco, controllate di essere iscritti. E noi ci vediamo al prossimo video. Abbraccione di gruppo! Alla prossima! Ciao! Ciao.